La Regione Puglia insiste nel sostegno alle microimprese col nuovo bando del Fondo Sociale Europeo da 20 milioni di euro. La misura compenserà il taglio statale ai piccoli sussidi e al prestito d'onore cancellati di colpo lo scorso 24 aprile. La Puglia invece mette sul piatto altri fondi dopo i 21.000 progetti per le piccolissime imprese già finanziati con 256 milioni di euro. Il bando questa volta prevede mutui dai 5 ai 25.000 euro destinati alle microattività, imbianchini, idraulici, artigiani, ma anche giovani che vogliono tirar su un'impresa, in tutti i casi soggetti privi di bancabilità e impossibilitati ad accedere ad un prestito bancario. Il bando per questo non prevede garanzie, basterà il sostegno morale e la parola di un ente pubblico o della parrocchia cittadina, piuttosto che del CAF locale. Il mutuo avrà una durata di 60 mesi ad un tasso fisso dello 0,46% e potrà essere utilizzato per costi di gestione, macchinari o ampliamenti edilizi. Semplici anche le procedure di richiesta che vanno presentate su internet. Puglia Sviluppo, l'agenzia regionale, si occuperà di interpellare il beneficiario e sarà l'intermediario effettivo con la banca. Per l'assessore alla formazione Alba Sasso è una risposta della politica alla rete nevralgica delle piccole imprese. Le togliamo, ha osservato l'assessore al lavoro Caroli, dalla spirale dell'usura aprendo a buona occupazione. Credo che sia un sistema di accompagnamento delle piccole e micro imprese in un momento in cui tutte davvero hanno grandi difficoltà e ci manifestano il problema dell'accesso al credito come il primo dei loro problemi.